Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla 27ª rassegna musicale scolastica Premio Nazionale Saluggio Percaggio. La rassegna musicale scolastica di Mirto, manifestazione che annualmente alla 27 anni promuove incontro, cooperazione, interazione, apprendimento attivo e coinvolgimento, purtroppo in un momento di distanziamento fisico forzato dovuto alla situazione sanitaria in cui attualmente versa il nostro paese, per il secondo anno consecutivo viene proposta lavorando a distanza, senza poterci incontrare. Siamo contenti che nonostante tutte le restrizioni avete risposto massicciamente inviandoci 286 video provenienti da molte parti d'Italia. Tutto ciò è stato reso possibile dalla passione di molti insegnanti, dirigenti e alunni che si sono fatti coinvolgere dall'arte di condivisione più straordinaria, la musica. L'insieme di coloro che ne hanno fatto parte con la loro intraprendenza, voglia di mettersi alla prova, ha fatto sì che non si rinunciasse a vivere questa esperienza formativa in serenità ed entusiasmo. Nonostante tutto, ad oggi ci ritroviamo a condividere un bellissimo esempio di didattica inclusiva, grazie alla tecnologia che supporta e aiuta lo scambio di idee. La scuola ha reagito promuovendo apertura e crescita, in senso di rinnovamento, ed è questo che meritano oggi i nostri ragazzi. Ringraziamo tutte le scuole partecipanti alla 27ª rassegna scolastica di musica Premio Nazionale Saluggio Percaggio, che con la loro presenza virtuale hanno voluto onorare i nostri sforzi nel portare avanti la manifestazione, nel pieno rispetto delle limitazioni vigenti. Corre l'obbligo di ringraziare tutti i tecnici che ci hanno permesso l'utilizzo dei nuovi format online. E un ringraziamento particolare va soprattutto ai maestri, componenti delle giurie che con professionalità e competenza hanno visionato e valutato tutti i video. I componenti della giuria hanno valutato i video in base ai soliti parametri che di solito annualmente noi adottiamo, e in base a questi parametri hanno dato il loro punteggio, che è in centesimi, da 1 a 100. Naturalmente, per poter accedere ai premi si deve totalizzare il punteggio di almeno 80 su 100. Infatti il terzo classificato deve riportare il punteggio da 80 a 90. Da 80 a 90 si arriva terzi. Secondo classificato, il punteggio deve essere da 91 a 95. 91, 92, 93, 94 e 95, secondo classificato. Il primo classificato deve totalizzare un punteggio che va da 96 a 99 su 100. Naturalmente, il primo premio assoluto, che va ad uno solo, perché assoluto va ad una persona, si deve totalizzare 100 su 100. Un solo premio assoluto significa per categoria e per tipologia di scuola. Ci possono essere dei premi ex aequo della stessa categoria, possono totalizzare lo stesso punteggio più concorrenti. E in quel caso si ha premio, secondo premio, primo premio, terzo premio, non è, ex aequo, perché assieme ad altri hanno totalizzato lo stesso punto, gli stessi punti. Un altro avviso che devo dare è che quest'anno la rassegna si compone diversamente rispetto allo scorso anno. Data la massiccia partecipazione, abbiamo ritenuto opportuno accorciare i tempi delle trasmissioni, perché capirete che si poteva fare una trasmissione di 4-5 ore, veramente, perché tanto ci voleva. Allora, che cosa abbiamo dovuto fare? Per ogni partecipazione sarà trasmesso un solo brano. Magari voi avete mandato 3-4 brani, non è possibile trasmetterli tutti, perché, come benissimo si può intuire, con 286 video significa che finiamo ad agosto. E allora, un solo brano per ogni
partecipante, sia solista, musica da camera, orchestra, coro, quello che è. La prima e la seconda giornata sarà presentata in diretta da una presentatrice che abbiamo avuto, cambiandola il secondo giorno. Il primo giorno abbiamo avuto Donatella Inverlì, che è stata tra l'altro sindaco del nostro comune proprio nel primo anno della nostra manifestazione, la prima rassegna svolta nel 1995, grazie a Donatella Inverlì, che era sindaco. Donatella si è prestata come l'anno scorso ci ha aiutati a fare questa trasmissione presentando lei il brano. Il secondo giorno è intervenuta Teresa Caruso, che è una nostra amica, un'amica che si è prestata a fare quello che non ha mai fatto, perché fanno tutte e due un altro lavoro. Ce ne siamo accorti che si dilunga troppo tra la presentazione e la presentazione e l'elenco dei vincitori. Fra la presentazione abbiamo accorciato un'ora, come? E allora, nella terza giornata, per tempistica di trasmissione, non ci sarà una presentatrice, ma dei sottotitoli che indicheranno esecutore e brano. Capirete? Vedrete che è stata la migliore soluzione andare a fare in questo modo. Il palinsesto, tutto il palinsesto della nostra trasmissione, sarà composto da tre giornate. La prima giornata, lunedì 28, cioè oggi, 28 giugno 2021, con inizio alle 15.30, e si comincerà con solisti fiati, percussioni, archi e cantanti. Alle 19 avverrà la premiazione della prima giornata. Seconda giornata, martedì 29 giugno 2021, sempre con inizio alle ore 15.30, si faranno i solisti di chitarra e di pianoforte. Capirete che solisti di chitarra e pianoforte sono così tanti che abbiamo dovuto fare una trasmissione che dura circa 2 ore. E quindi non si poteva continuare con le presentatrici, ecco perché ci siamo accorti che dovevamo accorciare in qualche modo. La premiazione dei solisti di chitarra e di pianoforte avverrà alle 19, sempre del martedì, alle ore 19 del martedì 29 giugno 2021. Terza giornata, mercoledì 30 giugno 2021. Dobbiamo cominciare di mattina alle ore 9.30. Alle ore 9.30, nei giorni successivi, vi diremo quali strumenti, quali categorie si faranno. E la premiazione della terza giornata sarà pubblicata sui nostri canali social alle ore 13. Perché pubblicata? Sì, la dobbiamo pubblicare. Non è possibile perdere un'altra ora per tutte le presentazioni dei vincitori. Le pubblicheremo così avete modo di accedere in qualunque momento e di vedere i risultati. La terza giornata, che si svolgerà sempre il mercoledì 30 giugno 2021, la seconda parte comincerà alle 15.30 del pomeriggio, sempre con la stessa modalità, senza presentatrice e con i sottotitoli che scorreranno per ogni brano, per ogni video. Un'altra cosa che abbiamo dovuto fare, purtroppo, abbiamo dovuto tagliare tutte le presentazioni che alcune scuole bellissime, tra l'altro, bei video che avete mandato, che avete fatto voi. Quindi tutte le presentazioni prendevano moltissimo tempo e abbiamo dovuto accorciare. I brani partono da quando si comincia con la musica. Purtroppo tutte le altre presentazioni non le abbiamo potute trasmettere. Quindi vi stavo dicendo che la terza giornata, mercoledì 30 giugno 2021, alle 15.30 comincia l'ultima parte della nostra manifestazione. La premiazione della terza giornata sarà pubblicata sui nostri canali social sempre alle ore 19. È una buona visione di questa nostra manifestazione. Vi ringraziamo ancora una volta per essere stati così numerosi a partecipare alla nostra rassegna, sperando che sia l'ultima volta che si fa in questo modo, ma che un altro anno ci possiamo incontrare nel modo
o in un altro. L'importante è che non sia più fatta in questo modo, con queste restrizioni dovute a questa Covid che ha influenzato moltissimo le nostre vite. Buon ascolto e un bocca al lupo a tutti i partecipanti.